In soli 10 giorni il Covid ha sterminato un'intera famiglia di Campli in provincia di Teramo. Giovanni Malaspina, 82 anni ed ex direttore dell'ufficio registro, è morto lo scorso 8 dicembre. 5 giorni dopo è stata la volta di sua moglie Italia Di Pietro, 79 anni, ex impiegata dell'ufficio postale, mentre ieri mattina si è spento il figlio Tiberio, 56 anni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva per pazienti Covid all'ospedale Mazzini di Teramo. La tragedia familiare ha fortemente scosso la piccola cittadina abruzzese, un luogo in cui ci si conosce tutti e la comunità è ancora molto unita. Il 56enne Tiberio lavorava all'Agenzia delle Entrate, era molto ben voluto in città e da tempo dedicava una parte della sua vita alla solidarietà internazionale. Quando poteva, infatti, saliva a bordo di un aereo e volava in Brasile, poi si dirigeva nella foresta amazzonica e raggiungeva lo zio, padre Benito Di Pietro, da anni impegnato accanto agli indigeni. Tiberio, sposato con figli, era tornato a vivere con i genitori dopo il divorzio. È quindi molto probabile che la convivenza con loro sia stata la causa del contagio.